the beautiful girl that you want to be. You can see me every day dancing on TV. I am everybody's dream and everybody's cream. I'm so happy to be like the girls on TV. Prostituto, non importa se una persona è in difficoltà, bisognosa di ascolto. Per lui gli altri sono come oggetti. Sono solo un mezzo. A parte che questo già l'ha detto l'altra volta. A me non sembra. Sì, l'ha detto. Ma mi permette? Prego. Siamo a posto così, non ci serve niente. Io volevo solo sottolineare... Senti, bella. Eh? Te lo vuoi prendere te questo? Lo prendi, te lo porti a casa, gli dai da mangiare, eh? Io veramente non vivo da sola. Ah, siamo bravi a parlare, io eh? Sono solo la voce fuori campo. Ecco, hai detto bene. Fuori campo. Fuori campo! Senti, servirà. Te l'ho sempre detto, lo dico mo, te lo dirò sempre. Così, ho un stir che andic du mon. Altro chiacchiere. Noi siamo legali. Esistiamo da quando esiste l'uomo. L'unica cosa che è legale su questa terra è fare l'amore. Diciamo. Dormi. Okay. Ettore, sono andato così male ieri. Era la tua prima volta, in tutti i sensi. Sono stato un disastro. Ero almeno un pochino sexy. Sono capace di fare nulla, No, io sono contento, davvero. Mi dispiace soltanto che non avevo una telecamera, ecco. Non sono nemmeno riuscita ad avere l'erezione. Ma le signore capita. A me mi piace fare sto mestiere. Io mi innamoro. No, come diciamo prima. Mi innamoro dell'amore, come diceva Jacques Prévert. Il poeta, amico mio, francese. Sono stata amica di Jacques Prévert. Ma perché tanti secoli fa, qualche secolo fa, pure in Francia facevo questo mestiere. Io ci credo alle reincarnazioni. Finché la catena non si interrompe, si vede che pure la prossima vita ci sa a chi ha fatto un mestiere pure. Senza l'erezione non posso fare questo lavoro. Mica è tutto, ci sono cose più importanti. Ma senza l'erezione come faccio? E se ti minacciano, con una pistola che fai, glielo punti contro? Perché può succedere che ti... Di tutto. Ma poi parli proprio tu. M'hai ammanettato. M'hai fatto fare il bagno nel latte. Quando sei vestito da cieco, m'hai ricoperto di benzina. Ma non c'hai paura. Più ne sparano grosse e più sono innocui. Quelli di cui devi aver paura sono quelli da cui non te l'aspetteresti mai. Per questo non devi perdere la lucidità se scegli di fare questo mestiere. Ma che stai a fare? C'è quello a prendere. Ma lascia stare quali appunti, poi quelli sono matite per gli occhi. Per favore, dai. Che ti devo dire? Tu lo vuoi fare per scelta questo lavoro, perché ti piace. Ma sanno quelli che lo fanno a forza, che sono costretti, che vengono portati, deportati, come le bestie, come gli animali. Questo non è giusto, questa è un'ingiustizia, questa è violenza. E no. E no. Noi possiamo risollevare le sorti, l'idea di questo lavoro. Prima. Non farsi incastrare al... Rossa, tu. Al... Telefono. Quanti chiamano soltanto per eccitarsi con un prostituto? E che cosa siamo noi? Un numero verde? No. E infatti. Collaborate con persone di cui potete fidarvi. Ah, lui? No, lui non va bene, e neanche lei. Altre persone, non è che il mondo finisce dentro quest'aula. No. Se a noi ce le riaprono queste benedette case, che in tutto il paese du mondo sono aperte, giusto dove non hai essa chiuse. Terzo. No. Siate chiari, molto chiari. Soprattutto tu, Rossa. Su come siete fatti, la prestazione che offrite e i soldi che chiedete. Io sto messa bene, no? Abbastanza, devo dire di sì. Perché altrimenti c'è il rischio che vi chiedano di fare cose che non volete fare. Vabbè, tipo? Non con loro. È tipo, tesoro, tutto quello che non fai con tuo marito. Sposata.
Una volta. E che così pensi? Che il matrimonio non è una forma di prostituzione? Il mo voliss sapè in da tutte le cristiane che sono sposate. Chi è che si è sposato volontariamente, coscientemente, per amore? Quanti? La gente si sposa per convenienza. La gente si sposa per convenienza prima e per convenienza pure dopo. Sai perché? Perché pensi male che vada, ci faccio un divorzio. Ma conviene, a me che so femme, tanto, sempre mi va paiano. Può darsi che io sarò vecchia e decrepita, farò ancora questo mestiere, però sarò candela. Avete capito? Sì. Che cosa non ho sentito? Sì. Dai, niente.